L'idea è che la vela sia uno sport per d'élite, uno sport per ricchi, uno sport per poche persone, deve essere un'idea che è da sfatare. Noi vogliamo rappresentare la vela, vogliamo rappresentarla per tutti ed è questo il messaggio che vogliamo far passare. La gente perché deve fidarsi di noi? Non perché siamo i migliori, anche se in realtà stiamo lavorando anche per questo, per diventare non i migliori, ma sicuramente all'altezza di tanti altri competitor, chiamiamoli pure così, ma perché noi riusciamo a fare uno sport che è veramente alla portata di tutti, uno sport dove non è detto, non è assolutamente vero che bisogna essere ricchi, che bisogna essere i grandi velisti da Olimpiadi o da Coppa del Mondo, basta soltanto avere la passione per andare, basta soltanto avere voglia di farsi coinvolgere, questo è il problema, che è difficile coinvolgere le persone perché hanno sempre quest'idea che, ripeto, la vela sia uno sport d'élite. Lo è stato, lo è sicuramente ancora se stiamo a guardare certi ambienti, però in WISP sicuramente questo non c'è. Noi siamo la vela, come dice il nostro marchio, una vela alla portata di tutti, una vela che si può fare assolutamente dai bambini agli adulti, ai disabili, a portatori di handicap particolari, quindi noi vi aspettiamo e siamo qui per portarvi in giro con le barche. Festa del Sostizio, che è la seconda edizione, si svolge quest'anno il 22-23 giugno in varie località italiane, per fortuna molto più numerose dell'anno scorso. Il nostro obiettivo è quello di farla diventare nel giro breve, nel giro di un paio d'anni, una manifestazione a livello nazionale come le grosse manifestazioni WISP. Quest'anno vedrà soprattutto impegnati la Sicilia, la Sardegna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, proprio perché ci stiamo espandendo e stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci si era posto. Si svolgerà come un raduno nel Veneto, si svolgerà come una festa in generale nelle altre regioni, ognuno con la propria iniziativa, ognuno con un'iniziativa diversa. L'importante era far apparire il marchio Vela WISP e questo lo stiamo raggiungendo. C'è tanto lavoro, soprattutto dei collaboratori che ho trovato in giro per l'Italia. C'è sicuramente la voglia di andare in barca a vela, c'è la voglia soprattutto di coinvolgere le persone in questi giorni. La settimana scorsa abbiamo lavorato con i ciechi, con i disabili e quindi tutto questo deve essere fatto vedere e il marchio rappresenta questo, rappresenta tutto il mondo della vela. Non vogliamo diventare il marchio esclusivo della vela in Italia, ma vogliamo diventare un punto di riferimento per i velisti.